Buonasera a tutti, qualche breve dichiarazione. Molti cittadini non sono rimasti contenti mentre le nuove misure del decreto lo stiamo vedendo. Questo è anche comprensibile. Tutti speravano, comunque molti speravano di ritornare presto alla normalità. Ma non ci sono le condizioni per ritornare alla normalità. Questo ce lo dobbiamo dire in modo chiaro, in modo forte. Noi stiamo attraversando adesso, ci accingiamo ad attraversare la fase 2. La fase 2 è quella di convivenza con il virus, non la fase della liberazione dal virus. Vorrei ricordare che siamo in questa situazione perché c'è stato un paziente. Paziente zero in Italia che ha portato a questa situazione. Oggi noi siamo con 105.000 contagiati. Domenica abbiamo avuto 2.300 contagiati nuovi, 256 nuovi decessi. Quindi se affrontassimo questa fase 2, che significa convivere con un virus che continua a diffondersi, non con un atteggiamento prudente, responsabile, avremo la conseguenza ovviamente di comportamenti assolutamente imprudenti, assolutamente irresponsabili e chiaramente la curva epidemiologica ci sfuggirà per il mondo. Vorrei anche ricordare che con questo provvedimento, già con le misure adottate del 4 maggio, noi immettiamo, andiamo al lavoro, questo significa anche sugli autobus, sui mezzi pubblici, sugli autobus, mezzi di trasporto, 4 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori, 4 milioni e mezzo che vanno ad aggiungersi ai tanti lavoratori che stanno già lavorando. Quindi sarà un flusso significativo e sicuramente creerà nuove occasioni di contagio. E poi ancora avremo un altro blocco, il 18 maggio, e ancora altri blocchi, il 1 giugno. Secondo voi sarebbe responsabile affrontare, dopo tante rinunce e sacrifici, la fase 2 in modo diversamente prudente, in modo assolutamente sconsiderato, con avventatezza, improvvisazione? Non ce lo possiamo permettere, lo dobbiamo per rispetto a tutti coloro che sono morti, alle famiglie che stanno soffrendo e a quelli ancora che sono contagiati, e dobbiamo preservare la salute di tutti gli altri cittadini. Ecco perché dico, stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare. Non è un momento questo di libera tutti, lo voglio dire chiaro, questo governo non cerca il consenso, questo governo cerca di fare le cose giuste e continuerà a fare le cose giuste, anche se questo dovesse scontentare il gran numero dei cittadini. Allora i cittadini devono avere fiducia sul fatto che le nostre decisioni sono decisioni responsabili nell'interesse generale e collettivo di tutti. Quindi predisponiamoci a rispettare le misure di distanziamento sociale. Abbiamo introdotto qualche allentamento di queste misure, ma è chiaro che non possiamo mollare in questa fase. C'è qualche allentamento studiato, abbiamo e daremo la possibilità per 4 maggio di poter fare attività sportiva, l'avete sentito, attività sportiva anche allontanandosi dalle limitate vicinanze della propria abitazione, perché si rispetta la distanza di 2 metri. Ci potrà essere libero sfogo all'attività motoria, perché si rispetta a distanza di 1 metro, anche qui allontanandosi dalla propria abitazione, i parchi pubblici. Sono misure studiate per affrontare questa fase, per cercare di alleviare anche le sofferenze, immagino anche psicologiche, che tutti stiamo affrontando. Però questo non significa che noi buttiamo a mare tutti i sacrifici sin qui fatti. Dobbiamo continuare a agire in modo rispetto. Grazie. Presidente, come mai oggi in Lombardia, proprio oggi? Ovviamente non sono venuto nella fase più critica perché l'apporto del Presidente del Consiglio, che non è un sanitario, non sarebbe stato un apporto, anzi forse avrebbe anche creato intralcio nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria. Quindi il primo momento utile era già nei miei proponimenti di venire. Sarò qui, sarò a Brescia, sarò a Bergamo, se riesco già questa sera. Vorrei passare a Codogno, Lodi, io ho degli orari un po' strani, spero di non creare per questo dei problemi, poi ovviamente non posso dimenticare, c'è anche Piacenza, ma ritornerò presto, perché adesso è una fase in cui diciamo c'è sempre una situazione di grande emergenza, però è la fase in cui forse do anche meno intraccio e concretamente diciamo
meno fastidio agli operatori e ai responsabili che stanno operando in questa emergenza. Per quei punti, Presidente, quando dice si potranno raggiungere i congiunti, ci chiarisce, intende solo i familiari o anche i fidanzati? Congiunti è una formula un po', diciamo, ampia, generica, per dire che non sarà, adesso poi lo preciseremo anche con le FAC. Però voglio anticipare che non significa che si potrà andare in casa altrui in modo a trovare amici, parenti, a trovare amici, a fare delle feste, eccetera. Si andranno a trovare le persone con cui c'è un rapporto di parentela, con cui ci sono stabili relazioni affettive e via discorrendo. Ecco, però non significa incontriamoci liberamente nelle case tra amici, diamoci pacche sulle spalle, perché vorrei ricordarlo ancora una volta. La causa di un quarto dei contagiati è nelle relazioni, negli appartamenti, in casa, nelle abitazioni private. Presidente, si è aperto un tema con la CEI, le messe, le celebrazioni? Ma io guardi, l'ho detto anche ieri in una conferenza stampa, dispiace molto perché questo governo ovviamente rispetta tutti i principi costituzionali, c'è una libertà religiosa, una libertà di culto, di professare anche con la pratica religiosa la propria fede. Quindi dispiace ovviamente di creare, diciamo, un comprensibile rammarico nella CEI e nella Chiesa italiana. Poi ci siamo anche sentiti con il Presidente Bassetti, ci sentiamo spesso, ci siamo sentiti con loro, non c'è assolutamente nessun atteggiamento materialista da parte del governo, nessuna insensibilità su questo. C'è sì una grossa rigidità, come è stato anche anticipato, da parte del Comitato Tecnico Scientifico, sul presupposto che diciamo anche nella letteratura scientifica che loro hanno, la pratica religiosa è una delle fonti, ma direi statistiche, da quanto è stato rappresentato per quanto riguarda i focolai epidemiologici. Però, come ho già anticipato, adesso ci lavoreremo, avevamo bisogno di un po' più di tempo, lavoreremo per definire un protocollo di massima sicurezza per garantire a tutti i fedeli di poter partecipare alle celebrazioni liturgiche in piena sicurezza. Frattanto, come è stato già anticipato, avremo un'apertura già per le cerimonie funebri, per le celebrazioni funebri, e poi con questo protocollo contiamo di definire nel pieno spirito di collaborazione con la CEI, con la Chiesa dei Vescovi Italiani, definiremo, diciamo, un percorso per poter garantire anche nel loro interesse, ovviamente, quindi dentro nei panni della responsabilità di un parroco che apre la Chiesa ai fedeli e vuole garantire la massima sicurezza. Com'è possibile che tutti in Lombardia... Ma noi, guardate, in realtà siamo predisposti per misure territorialmente circoscritte. Quindi la razza di questo piano, la filosofia è di avere un piano nazionale, perché altrimenti non si può controllare. Se uno lascia fare a livello territoriale e quindi ognuno va per la sua strada, sarebbe impossibile addirittura avere un piano, quindi un principio di razionalità, diciamo, che ci consentirà di governare la fase 2, la fase della convivenza. Dopodiché, se dovessimo misurare, ecco il compito del governo di approcciare con gradualità questa fase, se dovessimo, dopo il primo blocco di ripartenza che avremo, il secondo blocco di discorrendo, verificare che c'è una curva di contagio che sfugge sotto al controllo, ovviamente sarà fatto questo non in astratto, ma tenendo conto anche della recettività delle strutture ospedaliere locali. Quindi sia la densità dei contagiati, il numero dei contagiati, la densità rispetto alla popolazione, la recettività delle strutture ospedaliere, ecco lì sì che interverremo a chiudere il singolo rubinetto. Quindi è un piano molto elaborato, poi quando lo conoscerete in dettaglio lo vedrete, ma che ci consente anche di tener conto, diciamo, delle realtà territoriali. Presidente, una domanda, risposte serie e concrete alle famiglie che hanno figli che devono riprendere il lavoro, arriveranno? Perché quelle fino ad ora, i 15 giorni di congedo, in una regione dove ci sono 1000 casi ancora di contagio ogni giorno, pensare di far entrare in casa una babysitter col trasporto pubblico locale, mi scusi ma sembra paradossale, è una non risposta del governo.
Ah, guardi, oggi, prima di venire qui, ho ritardato l'ora prima perché abbiamo avuto due videoconferenze, proprio con l'Osservatorio per le Famiglie e con una delegazione di parlamentari per quanto riguarda proprio le misure per l'infanzia. Stiamo studiando ovviamente quelle che sono delle misure, oltre a quelle che lei ha citato, che erano già nel cura Italia, nel decreto cura Italia, cioè congedi straordinari e poi misure bonus per babysitting. Stiamo studiando altre misure ovviamente per cercare di sostenere le famiglie, ci rendiamo conto della difficoltà particolare del fatto che avere dei figli in casa che non vanno a scuola crea chiaramente un fatto che chiaramente su cui le famiglie non erano preparate, anche questo è un fatto emergenziale. E cercheremo di dare sostegno economico, stiamo studiando un piano per l'infanzia, in particolare per i ragazzi, le ragazze che vanno a scuola, e cerchiamo anche di affrontare anche in prospettiva l'estate con delle misure. Torneremo presto a riferire. Grazie. Un'ultima domanda.